E ovviamente l'abbraccio anche affettuosamente. Avanti, su! Veloce! Vi state dando una mossa, ragazzi. Oggi Grayson ha portato a casa... Ok, Grayson è tornato. Se Fantastic. Proprio. Grayson, tesoro? si sì. Oh, Santo Cielo, oh, sta faccia. No, eh, direi di cambiarci d'abito perché inizia a fare un leggero frio. Quindi cambia outfit. Facciamo... Uh, non lo so, dai, il primo va bene. E ma ti ho lasciato quelli. No, ti ho messo gli abiti, Grayson. Non te li ho messi perché sono una rimbambita cronica. È capace, ragazzi. Io sono capace di fare queste cose. No, te li ho messi, ok, perfetto. No, Grayson, mi vengono i dubbi. Fai venire i dubbi, veramente. Ok, eh, Grayson, vieni qui, vieni a salutare. Ci sono i tuoi fratelli, forza. Ringrazia per la presenza. Vieni ad abbracciare, Basta con queste congratulazioni per il matrimonio. Santo cielo, stretta di mano segreta. Vai, vai. Dicevo: piccolo spoiler, ragazzi, i nostri hanno avuto una femminuccia. Intendo con i nostri, ovviamente. Ah, eccolo: il mixologo. Ma io lei la conosco, sa? La conosco. Dicevo: um, Airo e Valeria. <ride> Raga, oggi quello i sono un disastro quindi pure una ha una sorellina eh, ok quindi la, è femmine, ragazzi invece Grayson maschi a quanto pare anche Grayson maschi vediamo un attimino cosa accadrà Se mai il nostro vorrà insomma io non ce lo vedo proprio però vabbè allora vai vai qui facciamo ringrazia per la presenza e via Oh, ci sei, tesoro? Hai preparato? No, beh, cara, magari indossa qualcos'altro, però. Dai, che devi dare la lieta novella a tutti, tra l'altro, e vai! Allora, dunque, vediamo un pochino. Uh, Cos'è questo? Cambiati? No, per carità, peggio di prima. Uh, facciamo, non so, questo? Per carità, peggio ancora. Niente, oggi non ne azzecco una. Questo... Dai, questo qui è carino. Ok. Eh, anche tu, tesoro, dovresti venire qui a salutare i tuoi fratelli perché altrimenti so come va a finire. Quindi ringrazia per la presenza. Guardate che carini come si abbracciano. Io li adoro, sti due. Eh, e vorrei tanto che andassero all'università insieme, solo che ecco lui sta per. Ehm, come posso dire? Cioè, lui sta per crescere, lei invece è appena diventata una, un adolescente, quindi purtroppo i tempi non coincidono. Però io vorrei mandarlo, eh, ragazzi, via, o comunque vorrei, magari potrebbe trasferirsi con lo zio, per non lasciarlo solo, magari. Vedremo, vedremo, ragazzi, staremo a vedere. Sicuramente devo prima completare la sua aspirazione, perché... Ormai uh, sono in fissa, quindi la devo completare. Eh, tesoro, dai, vai, vai ad accogliere gli ospiti. Ma Valeria che fine ha fatto? Ce la siamo persa, vero ragazzi? Secondo me ce la siamo proprio giocata. Dove sta Valeria? Non lo so. Io non la vedo. Non la vedo proprio. Ma scusi, eh ma perché lei è qua? No, io mi devo ricordare di bloccare le stanze, ragazzi, perché altrimenti è un calvario. Vieni qui, ringraziala per la presenza, vieni qui a salutare. Oh, che bello, dai. Amichevole, abbraccia, sentimento acquisito, era ora. È stato meraviglioso stare in tua compagnia, so per certo che conserveremo degli splendidi ricordi e ci sarà spazio per tanti altri. Ma certo, ragazzi, questo è poco, ma sicuro. Ok. Non fatemi commuovere. Allora, dunque, dove sono? Voi siete qua. Santo cielo, ringrazia per la presenza e... Viene ad abbracciare. Salutatevi, forza. Basta con queste congratulazioni matrimoniali, avete rotto le scatole. Oh, bene, sta andando lui a salutare. Oh, andate, dai, vai, vai, andate, andate. Io ragazzi... Oh, eccola lì. E che non lo sapevo col maledetto decotto. Ovvio, il maledetto decotto. Non c'è proprio scampo, ragazzi, a sto decotto. Vai e ringraziala per la presenza, per cortesia, perché veramente. Non si possono lasciare soli che iniziano a, cu a cucinare decotti, ragazzi. È una cosa insopportabile. Vai, abbracciala, ah, io voglio distruggere il decotto. Tutti i decotti esistenti al mondo li voglio far secchi, ragazzi. Non ce la faccio più. Ok, è tornato anche il nostro fui fui. Fui fui? Caro? Eh sì, sempre un figaccione il caro fui, fui No, dicevo, potresti indossare qualcosa? Ma ora fa caldo però. Vabbè, senti, guarda, per non saper né leggere né scrivere. Indossa questo, dai. Che sei un gran figo, vai così alla grande. Io vorrei tanto che il mixologo andasse al suo posto, se no ce lo mando io. Ragazzi, veramente, non so se avete intuito, ringrazia per la presenza. Vieni qui ovviamente, ringrazia per la presenza. Ragazzi, non faccio abbracciare tutti se no stiamo qua fino a Natale. Però, ok. Dai, vieni a salutare però anche lei. Perché insomma... Uh, un abbraccino, sì. Ti prego, un abbraccino, sì. Dai, abbraccio affettuosamente. Mi piace. Ok, state chiacchierando. Bene, andate qui. Tra l'altro tu devi andare proprio in bagno, più che andate qui. Quindi vai caro, vattene in bagno. Mentre tu tesoro, tra poco, eh, insomma, inizierai ad aver fame. Eccola qui, secondo trimestre, fra 23 ore. Ora ragazzi, il tizio è uscito, facciamo una bella cosa perché altrimenti qua non se ne può più. Facciamo tutti tranne i membri dell'unità familiare. Facciamo prima, altrimenti è un calvario. Po potrebbe andare a occuparsi di quello che di cui dovrebbe occuparsi, il motivo per cui l'abbiamo assunta per cortesia. Io non lo so, ma vi dico davvero, ma ragazzi non lo so, mm, non ne ho idea. Allora dai, cuciniamo una torta simbolica, perché almeno la torta, dai, un minimo, anche solo per finta dico, no, <ride> sarebbe giusto ci fosse. Però va bene, dai, eh, facciamo una torta hamburger? Sì, dai, fai una torta hamburger. Forza che qui siamo, è già iniziata gran parte, ma perché ti gasi così tanto nel guardare tuo padre dal vetro, tesoro? perché vi state fregando la roba, è questo che vi fa, so, vabbè ragazzi, io veramente ci rinuncio, allora dunque venite qui, fate una cosa, partita multigiocatore, giocate, uh, voi sì, dai, Fatemi una bella partitozza, tanto dobbiamo aspettare che la nostra Gracie cucini la torta, sempre se mai ce la farà, Oh, Kyra tesoro si sì, saluta tutti, però poi via, devono andare a fare la partita. Oh, tra l'altro dobbiamo accendere un po' di musica. Assolutamente. Questo non vuole saperne di fare il suo dovere. Mi perdoni, può fare il suo dovere. No, non ne vuole sapere, raga. Eh, che vi devo dire? Non so che cosa dirvi, ragazzi miei, non so proprio che cosa dirvi. Allora, vieni qui tesoro, vieni a ballare, magari coinvolge anche i giovani. Avanti, patato, balla insieme, coinvolgi Purun. Con chi sei al telefono, tesoro? Qualche spasimante? Eh, ma dire mai qua. Andate, andate, andate a divertirvi, dai che... Teniamo occupata. Uh, che, state fa che state facendo? Ma come vai al lavoro? No, 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 tu non vai al lavoro. Non possiamo dirle di unirsi a noi per ballare? Sì, però se tu chiacchierate, cioè non, lei non, non, non combinerà mai nulla con quella torta. Siete consapevoli, ragazzi. Ah, vabbè, lascio mi, ci rinuncio, ragazzi. Io volevo giusto chiederle, dai, chiedile della sua giornata. Cioè, teniamola impegnata, ragazzi. Se no, con quel decotto mi fa impazzire. Ok, di tanto spazio, ovviamente. Tu qui. Chi ti chiama? Fatemeli vedere, guardateli. E Grison, oggi ti ho pensato. E eh, vabbè, ciao. Fermi. Ma scusi, dove cappero va? Io non lo so, ragazzi. Ma perché? Uno li assume e questi non fanno un tubo. Praticamente paghiamo per niente. Basta. Senti, mi hai rotto. Vattene via. Tanto non stai lavorando. Ciao. È stato bello. Te ne vai in giro per casa e non fai un tubo. Quindi a questo punto, ciao. Qui, blocchiamo la porta per tutti tranne i membri dell'unità familiare e basta tanto per me questa è una festa simbolica ragazzi quello che conta è che eh, insomma mh, siano tutti qui per far pas per passare d'età per il passaggio d'età pi del piccolo scusate non dei piccoli eh, ci saranno d'alto anche domani tesoro ti sei ficcata la maschera come al solito tuo in un momento poco opportuno sì perfetto. qualcuno rimuova la maschera a sta donna ve lo chiedo per pietà Basta scusarvi voi, avete rotto, veramente. Oh, perfetto. Flirta, concedi una bevanda, tanto raga, abbiamo capito è un caos. È pronta la torta, tesoro? Così magari andate a cena finalmente? È vero che non è ancora l'orario in realtà, però... Ecco, vada, l so che lei può farcela. Lei può occuparsi del suo lavoro, caro il mio Edoardo Mariani. Lei è uno serio, si vede. Ok, Grayson, abbiamo uno serio qua finalmente. Facciamo ordine una bevanda. Però volevo fare una bevanda di gruppo io. Tesoro, scusami. Eh, non è che scioglieresti il tuo gruppo. Perché volevo mandare azioni, sciogli il gruppo. Volevo mandare i ragazzi a prendersi qualcosa da bere. Quindi facciamo azioni, forma un gruppo. Ehm, sì. Dai, un gruppettino, al limite tu hai quello delle donzelle, ok? Partecipa alla cucina, no, 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 fui, fui, ti prego, tu ora vai a prenderti qualcosa da bere. È lei che farà azioni, forma un gruppo e nel gruppo metterà, ecco, giusto Valeria, perché altrimenti ragazzi mi rimane fuori dal gruppo e mi combina i casini, detto proprio francamente. Allora, iniziamo a mettere, uh, qualcuno forse sta per prendere una porzione? Non lo so, vabbè. datemi una mossa, ragazzi. Su. Ole Grayson, hai vinto? Prima ti sono i perdenti. Col cavolo, bravo Grayson. Complimenti. Ordina una bevanda di gruppo. Qualcosa di molto semplice, ragazzi. Non andiamo a bere cose strane. Succo con ghiaccio. Dai. Visto che a quanto pare fa caldino. Qualcosa di fresco. Mettiamola così. Andate, andate. Andate, bevete. Ok, basta ballare. Ma tu costa torta proprio qua. Va bene, ok, tesoro. Come vuoi tu? Eh, dicevo, questo non si può prendere. Va bene, fai così allora. Questo non possiamo fare. prendere una porzione insieme. Questo nemmeno. E allora niente. Prendete una porzione. Fate come volete. Tu prenderai sicuramente questo. Prendi una porzione. E tu, tesoro, invece, dovresti cercare di. Eh, beh, tu non hai tanto appetito. A dire il vero. Però vabbè. Tu, cara, hai appetito, eh, dai, prendi una porzione. Chi ti chiama, Grayson? Ho sentito parlare molto del club fratelli e parenti, ma che... Ma, ma chi te conosce proprio? Io non lo so, ma io... vabbè, ragazzi. Basta, basta, tesoro, basta, dai. Sedetevi qui, mangiate insieme, ti prego Valeria rimani seduta, oh! Lo spirito di Claudia sta svanendo, perfetto, cioè, perfetto no, poverina, però... Dai, chiacchierate un pochettino, Madonna, lei è sempre con queste facce, ragazzi. Non capisco perché questa donna è così provata dalla vita, vabbè, eh, giusto una chiacchieratina perché poi vorrei far passare d'età. Il piccolo, dai, piedi della giornata, facciamo che ecco, impara a conoscere. Tu, tesoro, accomodati. Dai, che stai facendo? Non ti puoi sedere, tesoro? Avanti su. Sei perfettamente in grado di farlo, io lo so, ok, giusto una chiacchierata, dunque vediamo, no, bel lavoro, dai, è questo bel lavoro, ragazzi, è un continuo proprio, obietta la malizia, no, uh, facciamo, ah, tra l'altro, ragazzi, il gusto decorativo... L'ho eliminato da Gracie, da Grayson, perché non ce la facevo più con i due per tre. Andavano magari davanti a un mobile a borbottare. Basta, mi, mi ero stupata. Ok, eh, tu, caro, però devi correre in bagno. Porcaccia, miseriaccia. Ora, te la fa, ora se la fa là sotto, guardate, ragazzi, se la fa addosso. Io me lo sento. Tra l'altro, Grayson, pure tu non stai messo bene, amore mio. Vai, vai, usa. Usa, usa. E poi... Facciamo a questo punto. Non hai nemmeno tu, però, tanto appetito. Devo dire, tu hai appetito? No, devo dire che voi state abbastanza bene. E allora, dai, aspettiamo che Fui Fui vada in bagno. Concediti una bevanda 2 su 3 non fermi. Per quale motivo? Ragazzi, ma guardate che sta diventando tremenda Gracie. Ma possibile? Che cappero è capitato? State solo parlando. Io non lo so. Io non lo so, ragazzi, veramente. Qua ogni 2x3 una tragedia. Forza. Tra l'altro è, è stordita. Avrebbe avrà bevuto prima, non lo so. No, beh, l'hai già ringraziata per la presenza, tesoro. Magari chi qualcosa? Tipo, non lo so, facciamo... Uh, uh, Complimento sincero. Per, per e ora immaginiamo che stanno tutti qui. Lei condividerà la grande notizia. Magari quando c'è anche Grayson, però. <ride> Potresti, Grayson, sbrigarti? Oh, voglio fare una foto. Una foto. Non stanno proprio tutti, tutti qui. Però una buona parte, dai. C'è, ragazzi, una buona parte c'è. Anche perché sperare che stiano tutti qui. Allora dai, aspettiamo per dare l'annuncio, aspettiamo che arrivi anche Grayson. Però, santo cielo, offri consigli di rilassamento mentale, è fantastico. Vai, facciamo anche con lui, scambia due chiacchiere. Vabbè, avevi siete tesoro? Va bene, ok. Eh, conversazione profonda, dai. Dove state andando? Ti stai sedendo tesoro? Sarebbe fantastico. Spero che nessuno mi abbia visto farmi la pipì addosso. Ma come? Ma non sei riuscita da? andare. In... Io non posso farcela. Ma dai, ma fatti una doccia. Stiamo aspettando te per il passaggio d'età. Io non ho parole, ragazzi. Veramente è un calvario qua. E questi se ne vanno tra poco. Dai, è stata proprio veramente una cosa giusto simbolica. Dai, dagli da mangiare, sto poverino. Tutta colpa tua. Fui, fui, santo cielo. Ti sei sbronzato e non ci hai capito più niente. Ah, ragazzi, mangia la torta. Eh sì, ti piacerebbe. Qua è un'impresa titanica. Dai, Grayson, pensaci tu. Facciamo... E eh, niente, non facciamo niente. Perché non potete nemmeno prendere la torta tutti quanti insieme. Allora a questo punto vieni qui. Grayson, e lei darà l'annuncio. Eh, almeno qui possiamo fare questo. Avanti, Grayson. Tu ti vuoi sbrigare? Che stiamo aspettando te per far passare d'età questa creatura? Forza. Ma puzza, poverino. No, no, no. Devi anche cambiarlo prima. Eh. Cambia il pannolino sporco. Sì, ok. La festa è finita, ma. Oh, oh, oh. Fe, 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 fe. Ragazzi, un macello di roba. Fermi. Ok. A parte questo chi se ne frega Premio guadagnato, bella festa, gli ospiti del tuo sim sì, L'hanno ringraziato con un nuovo stereo Va bene, orizzonte degli eventi Guadagna l'argento in 5 eventi sociali diversi L'evento principale, guadagna l'oro in 5 eventi sociali diversi Raggiunto il livello 10 di carisma per Grayson Va bene, raggiunto il livello 2 di carisma per Plumbob 3 per la nostra Kyra E 10 anche per Gracie Questi fanno proprio ragazzi Sono gemelli Insomma vanno così in sintonia e eh, sintonizzare. No, tesoro, per favore. Cambia questo pannolino sporco. Cambia il pannolino. Ce la fai? Se no, lo faccio cambiare a lui. Ti prego. Ti stai ammalando? No, ti prego. Dai, basta. Lo facciamo passare d'età, ragazzi. Fai passare di età. Mi sto solamente occupando di alcune cose. Grazie per avermelo chiesto. Va bene. Oh, povero, è cresciuto senza volto. No, patato. Remulf è passato d'età. Scegli un tratto. Allora, devo dire che è stato buonissimo, ragazzi. Non ha proprio... mai.. non si è visto né sentito sto bambino. Giusto quando aveva fame o oh, doveva essere cambiato. Quindi, non so. Io immagino sarà appiccicoso. Perché diciamo che ha più il papà in casa e. Ecco, dico appiccicoso soltanto perché me lo immagino proprio molto attaccato a lui. Oh, quanto sei bello! Fammi vedere, fammi vedere. Fatemelo vedere, questo piccolino. Ma allora chi è che ha mandato. Ah no, avevo visto male, io ce l'ha il volto. Ok, va bene ragazzi, meno male. Forza, fatemelo vedere e qualcuno qui vada a prendersi cura del piccolo. Tu dai la lieta novella al mondo. Facciamo che la dà a Grayson, ragazzi. Condividi la grande notizia in modo che anche Grayson venga informato dell'accaduto. Dopodiché corri qua, corri, nutri, corri. Corri, corri. Lei darà l'annuncio un po' a tutti, diciamo, eh. E sappiate che c'è un altro piccolino in cantiere, ok va bene tesoro, devo dire che sono tutti molto interessati eh, veramente ragazzi una condivisione proprio pazzesca, una sintonia allucinante, Grayson tra l'altro, ma veramente, beh sì tesoro sei emozionato, ma, ma certo è una splendida notizia, Ok, va bene. Plumbo è qui che dice "Ah, sta casa sta diventando veramente troppo affollata. Io non vedo l'ora di andarmene". Altrimenti la mia scrittura ne risentirà. Hai tutte le ragioni del mondo, patato, però voglio vedere questo piccolino. Ma guardatelo! Fermi. Guardate che bellino! Eh, insomma, i capelli non vanno bene, le sopracciglia non vanno bene, gli occhi non vanno bene, però ragazzi, è adorabile è scurettino, come penso più il papà, perché lei, effettivamente ragazzi, lei è molto chiara, quindi come il papino, ole, che bello che è, allora dunque dai, eh, hai dato la, no la notizia tesoro, vai a prenderti cura del piccolo, anzi guarda, ci va Grayson, visto che deve sviluppare la genitorialità, ha ricevuto questa bella notizia, quindi nutri con il biberon e coccolati il pargolo, Ah, ragazzi, è stato un parto, davvero. Altro che Kaira, quello in confronto è uno scherzo. Basta, tesoro. Ho detto no. Santo cielo. Balla con Valeria, scatenati, guarda. Vai. Oh, Senti, puoi mettere giù il patatino e venire a, a ballare qui, tesoro, che tu non hai ballato per niente. Io volevo. Dai, dai, un abbraccino. Lei l'ha tenuto in braccio fino adesso, però amichevole, facciamo abbraccio affettuosamente. Papà, dai, dai un bel abbraccio. Corri, corri, un abbraccio grandissimo. Guardatelo. Oh, amore, che piccolo che sei. È troppo dolce, ragazzi. Troppo. Troppo, troppo dolce. Grayson ti prego dimmi che sei andato a prenderti cura di sto infante Ok va bene ci sei Grayson Fantastico che c'è patato Ma perché lo stai coccolando? Gli devi dar da mangiare Grayson L'hai nutrito sto povero figlio Grayson Nutri tuo figlio Forza Tra l'altro ragazzi Grayson è a livello 4 di genitorialità Se non ricordo male Eh sì, quasi a livello 5 quindi siamo quasi a metà strada, Grayson, per fortuna avanti. Cambia il pannolino sporco, santo cielo. Oh, ragazzi miei. Sì, lui vuole andare ad allenarsi. Vabbè, questo è il minimo. Ragazzi, io direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio, Grayson mi ha anche raggiunto il livello 5 di genitorialità, quindi sono felice, oh, Nazum è diventato un buon amico di Grayson, fantastico, quindi sono felice come una pasqua, ora io mi prendo cura di sto piccoletto e vorrei anche abbinare al, um, al termine del video, se non sarà troppo lungo, un, uno spiccasse. vediamo un attimino ragazzi, in base alla durata, questa vuole morire, Valeria scusami ma che ciurlo conviene, io ragazzi non ho parole veramente, sono... Sono sconvolta. Grayson. Tu nel frattempo, uh, leggi, leggi il libro della genitorialità visto che li abbiamo acquistati. E ragazzi, direi che è meglio veramente che noi ci fermiamo qua con questo episodio. Perché ho il terrore che Valeria possa schiattare da un secondo all'altro. Quindi ora la mando via all'istante. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se bene o male la festicciola è stata di vostro gradimento. Eh, se ve l'aspettavate un altro piccolino o piccolina così a breve distanza io veramente ehm, vi dico sono sincera non avrei avrei lasciato soltanto Natsume però come avevo detto qualora la nostra avesse espresso il desiderio di avere altri figli io l'avrei accontentata e fatalità me l'hanno espresso in contemporanea quindi mi è sembrato proprio un chiaro segno del destino non potevo dire di no. Ci fermiamo qua ragazzi. Se questo episodio vi è piaciuto come sempre ovviamente io vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che all'interno della descrizione di tutti i miei video potete trovare tutti i vari modi per contattarmi, la programmazione del mio canale, le mie playlist, i link ai canali dei miei amici youtubers e come sempre vi invito ad andare in tutti i loro canali, iscrivervi, attivare le campanelline, mettere mi piace a tutti i loro video, ma soprattutto commentare. Fatemi sapere anche se apprezzate un po' le modifiche apportate alla casa, se eh, insomma, vi sono piaciute le foto che vi ho mostrato. E che dire, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Finalmente Natsume, l'erede della quinta generazione, passerà d'età e diventerà un todellino. Io non vedo l'ora sul suo Simmers. E non.